Calabria, amici della Locrida, in particolar modo anche amici di Facebook. Stamattina mi sono alzato di buon auspicio per farvi un po' di informazione, diciamo, locale, informazione che tende quindi a non diramarsi a livelli più ampi. E quindi, diciamo, io da ragazzino che sono cresciuto in questo posto, non posso altro che farvi un tipo di informazione locale per quanto riguarda gli abitanti in specifico modo di questo determinato posto, e quindi farvi vedere come ancora oggi nel 2015 ci stanno sostanze abbandonate in specifici luoghi che possono recare quindi danno alla salute delle persone. Qui ci stanno addirittura degli scaldabagni, rifiuti organici, molto puzzolenti direi. Ci stanno anche dei frigoriferi laggiù in fondo. Questo è un burrone abbastanza profondo e ora ve ne parlo anche come funziona. Vedete, proseguendo lungo il percorso poi troviamo anche altre sorprese. Lì addirittura ci sta anche dell'Eternit o comunque altre sostanze che comunque bene alla natura non fanno. Di conseguenza credo che d'estate i focolai, quindi i grandi incendi che si sviluppano in questa zona a causa di una terra specifica di Calabria che è arida e di conseguenza oltre secco. E nel frattempo vi faccio vedere il luogo di prima da un'angolatura diversa. Potete vedere laggiù in fondo i rifiuti che vengono buttati in questo torrente. Dicevo, qui la terra è arida, l'erbaccia è secca, quindi tende veramente a prendere fuoco molto facilmente. Proseguendo quindi sul percorso, quindi sono arrivato in un punto tale dove è abbastanza verde, quindi di conseguenza, essendo molto verde, quindi deduco qui che durante l'inverno o anche attualmente ci sia quindi dell'acqua sottostante, a conferma del fatto appunto che le falde acquifere quindi sono presenti anche in questo luogo, o comunque se non delle falde acquifere, comunque ci sta comunque l'acqua di passaggio che va a influire su quei tipi di rifiuti e che di conseguenza tende appunto a portarle al mare o comunque nelle tubature di cui noi usufruiamo per lavarci o comunque addirittura anche per bere. E quindi, terminando la mia mattinata, non posso farvi altro che vedere quindi il tipo di terra secca, la bacia secca che è caratteristica appunto di questo posto, e questo, diciamo, è il punto di maggiore scarico, diciamo così, per disfarsene appunto in qualche modo dei rifiuti che il comune quindi mal gestisce. Ripeto, qui non c'è la cultura della raccolta differenziata e la gente non ha altro che, come attività fine, di buttare la roba in questo posto. Ripeto, qui ci stanno comunque dei televisori vecchi, frigoriferi, scaldabagni, forse chissà anche rifiuti molto più tossici che arrecano danno appunto alla salute delle popolazioni che stanno qui vicino. Beh, che dirvi, spero che comunque questo video sia stato di buon auspicio, anche perché stamattina mi sono alzato con l'intento di fare questa informazione appunto locale, che gerarchicamente tende quindi ad espandersi difficilmente. Ragazzi, che dirvi, fate questo favore a me, ma soprattutto anche a voi stessi, perché è una situazione che dipende un po' a tutti quanti. Divulgate questo tipo di informazione, spero che comunque possa esservi d'aiuto per voi e per le future generazioni. Ciao ragazzi, buon'estate, mi raccomando, fate qualcosa anche voi di buono.